molto semplice, basta entrare semplicemente su istanze online e poi chiedere di entrare con lo SPID. Certo. E una volta che si evidenzia il codice, entriamo con le nostre credenziali e entriamo direttamente nella pagina di Istanza Online, che tra qualche secondo vi mostrerò, anche se sicuramente, insomma, conoscerete meglio di me. No, beh, questo è sicuro. I colleghi, infatti, sono allenati su questo. Sono allenatissimi. Sono allenati su questo. Ecco, io nel frattempo ricordo che il tutorial lo potranno poi rivedere sul nostro canale YouTube. Faremo proprio la puntata integrale, sarà visibile subito. Poi dopo qualche ora metteremo subito il tutorial passo dopo passo con la domanda. Ecco, siamo dentro. Ecco, puoi andare avanti se vuoi direttamente con la procedura e andiamo poi dentro il sistema, così evitiamo la pubblicazione dei dati personali, perché c'è una parte dove vengono poi appaiono tutti i dati. Quindi puoi entrare se vuoi dentro Bene, il sistema. Io sono entrato. Lo vedete il sistema di Istanza Online? Sì, noi, ecco, dico, noi lo vediamo, ecco, lo vediamo, dico, puoi entrare direttamente nella piattaforma, ecco, sì, dico, poi allora, una volta, vai. Sì, ci dicevo, sul lato sinistro vedete che ci sono diversi menu a tendine, insomma, con diverse funzioni. La prima cosa, come dicevo all'inizio, il consiglio è quello di inserire dapprima gli allegati. Quindi preparare gli allegati e inserirli subito in modo da non dimenticarli. La funzione è molto semplice, altri servizi, si apre questa schermata, la scorriamo verso in basso fino alla gestione allegati, vai, semplicemente andare avanti e qui ci riporta tutti i dati e ecco. Poi finalmente abbiamo la nostra Benissimo. Pagina con gli allegati. A questo punto, per inserire un allegato, un'operazione estremamente semplice, con il tasto che troveremo sulla destra, inserisci, scriveremo il tipo di allegato, per esempio allegato D, che abbiamo detto che è l'anzianità di servizio, lo scegliamo attraverso l'apposita funzione, quindi aspetti che l'avevo preparato, ecco qua, dichiarazione, sostituire, per esempio, apri, conferma. E il sistema ci dà appunto salvataggio allegato, l'allegato è stato inserito. Per verificare la bontà dell'operazione, ma semplicemente scorrere la pagina e troveremo quindi allegato D 22 marzo 2023 e quindi significa che il nostro allegato è andato a buon fine. Questo rappresenta anche un po' con l'archivio delle eventuali altre domande negli anni scorsi inviati e quindi rappresenta un pochettino tutta la documentazione. Dopo quindi aver ripetuto l'operazione per tutto il numero di allegati necessari a corredo della propria istanza, torniamo indietro con il tasto indietro, riaccediamo nuovamente e scorriamo la pagina fino alla nostra pagina perché domanda di mobilità del personale ATA. Vai alla compilazione, ovviamente ci sono tutta una serie di avvertimenti e tutta una serie di possibilità, spiega, diciamo, che cosa possiamo fare con il tasto, inserisci, aggiorni, invia e quant'altro. Si dà l'ok con il flag per la spunta a quella che è l'informativa sulla privacy e andiamo avanti. Tutti i nostri dati, andiamo avanti. E poi abbiamo finalmente il riquadro con le domande che sono disponibili, che come dicevamo prima, quindi possiamo fare, sono quattro possibili domande. Io sono un assistente amministrativo di ruolo, ecco per intenderci, quindi posso fare quattro domande, un passaggio di profilo interprovinciale, un passaggio di profilo provinciale nella mia provincia di titolarità, il trasferimento interprovinciale e ovviamente posso fare il trasferimento provinciale. E quindi, facendo un esempio di un trasferimento
interprovinciale. Andrea, facciamo questo perché credo sia quello che vada per la maggiore, insomma. Trasferimento interprovinciale, sceglierò la mia provincia, cliccherò inserisci e qua avremo quindi la pagina con tutti i menu che siamo chiamati a compilare per l'inoltro della domanda. Quindi le macro aree, le macro voci della domanda sono l'anzianità di servizio, le esigenze di famiglia, i titoli generali, le precedenze, le aree professionali che però riguardano esclusivamente il comparto dei colleghi assistenti tecnici, le preferenze delle scuole comune, provincia o distretti che adesso vedremo e infine l'indicazione degli allegati per poi poter inviare e salvare la domanda e ritrovarcela nel nostro archivio. Andiamo però con ordine e quindi andiamo nell'anzianità di servizio. Io credo che la domanda sia abbastanza semplice, diciamo il sistema fortunatamente ci aiuta, ci guida con una procedura un pochettino, come dire, tra virgolette, canalizzata. Basta semplicemente leggere con attenzione quelle che sono le la descrizione che il sistema ci dà e potremo effettivamente inoltrare una domanda corretta. Allora, quindi, per quanto concerne l'anzianità di servizio, numero uno, vedete che ci chiede il numero di anni e di mesi di servizio di ruolo svolti dopo la decorrenza giuridica nel profilo professionale di appartenenza. Quindi significa che questi sono il numero di anni e di mesi di servizio di ruolo nel mio attuale profilo. Se io fossi un assistente amministrativo, ne ho immessi in ruolo, è chiaro che ci sono mesi, quindi settembre, ottobre, novembre, dicembre, gennaio, febbraio e marzo, quindi sono solo 7 mesi. Invece nel caso di colleghi che non sono immessi in ruolo, chiaramente calcoleranno gli anni e i mesi e poi procederanno. Ovviamente questo lavoro è molto facilitato perché quando arriviamo qua in teoria abbiamo già i conteggi fatti perché abbiamo precedentemente, come abbiamo detto prima, compilato con cura e attenzione l'allegato D. Quindi questi numeretti già dovrebbero essere di nostra conoscenza. Quindi numero e anni di mesi di ruolo effettivamente prestati in area diversa da quelli di appartenenza. Semplicemente quindi ci ricorda se abbiamo un altro e diverso ruolo alle spalle. Sono stato un collaboratore scolastico prima di essere assistente amministrativo, quindi avevo per esempio 5 anni, faccio per 45, sono troppi, 5 anni e 2 mesi per esempio di ruolo come collaboratore scolastico. Al numero 3, anni e mesi di preruolo prestato nell'area di appartenenza. Cioè attualmente sono un assistente amministrativo, quindi lui è il preruolo del profilo di appartenenza, che nel mio caso ipotizziamo sia 3 anni e 5 mesi di preruolo. Al quarto punto invece chiede numero e anni di servizio sempre di preruolo, però prestati in area diversa da quella di appartenenza o di altro servizio riconoscibile. Ovviamente, come vedete, in ogni nota, in ogni tipologia di servizio, il sistema ci richiama sempre l'allegato E, l'allegato che noi praticamente è all'interno del contratto, che ci, oltre a specificarci che tipo di servizio è valutabile con annessi delle note esplicative, ci ricorda anche la valutazione che adesso vedremo, vi fa vedere velocemente anche questa parte del questa parte dell'allegato E. Quindi dicevamo servizio di preruolo prestato in area diversa, quindi è preruolo prestato in qualità di collaboratore scolastico. In questo caso diciamo per esempio altri 4 anni e che per dire 8 mesi, insomma, sono numeri messi un po' così.
Poi abbiamo la retrodatazione giuridica, che a sua volta si distingue, si dirama in due aspetti: quella che è effettivamente coperta da servizio e quella che non è coperta da effettivo servizio. Quindi la numero 5, la casella numero 5 ci chiede di indicare eventuali retrodatazioni che sono coperte da effettivo servizio e che quindi andremo ad indicare nelle apposite caselle, e la numero 6 invece ci chiede di indicare eventualmente anni e mesi che non sono coperti da effettivo servizio. Numero e anni di mesi di servizio prestati in pubbliche amministrazioni o enti locali, quindi al numero 7 ci chiede di indicare questi servizi che debbono essere di almeno 6 mesi. Numero 8, numero di anni di servizio di ruolo, almeno 3, prestati 3 anni, prestati senza soluzione di continuità nella scuola di attuale titolarità. Quindi qua parliamo di un punteggio aggiuntivo, che è la continuità di servizio che viene premiata nel quinquennio o oltre il quinquennio. Adesso, ripeto, vediamo un attimino la tabella, e quindi va indicata all'interno della casella numero 8. E alla casella numero 9 invece troviamo infine il punteggio aggiuntivo dell'allegato E, che sarebbe un una tantum chi dal 2000-2001 e fino al 2007-2008 non ha mai presentato domanda di mobilità, viene premiato con questo riconoscimento di una tantum di punteggio aggiuntivo. In questo, con il numero 9, possiamo tranquillamente chiudere l'anzianità di servizio e procedere. Adesso cerco di vediamo se riesco a prendere un attimo la tabella del contratto, vi volevo far vedere se riusciamo. Ecco, lo vedete Andrea? Si vede? Andrea? Sì, si vede, prego. Okay, perfetto. Allora, diciamo quindi l'allegato è la tabella di valutazione dei titoli, che sono tutte quelle note che erano perfettamente indicate, chiarite su ogni servizio, che adesso noi scorriamo velocemente, che ci ripete che 2 punti per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni di servizio prestato come ruolo, quindi dopo la decorrenza giuridica della nomina il ruolo, per ogni mese o frazione invece superiore a 15 giorni di servizio prestato successivamente alla nomina di ruolo nel profilo professionale di appartenenza, ma se in scuole o istituti situati nelle piccole isole, si aggiunge ulteriori 2 punti per ogni frazione o mese, che sono quindi un punteggio aggiuntivo. Mi faccio un po' come Marzullo, mi faccio una domanda e mi do una risposta. Quali sono, insomma, classificate le piccole isole? Sono tutte le isole, ad eccezione delle grosse isole, quindi ad eccezione di Sicilia e Sardegna, questo punteggio va attribuito a tutti coloro che eventualmente hanno svolto servizio in un'isola. Per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni di servizio non di ruolo o di alto servizio riconosciuto o riconoscibile, 2 punti sia a domanda, 1 punto sia d'ufficio. Per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni non di ruolo o di altro servizio riconosciuto o riconoscibile negli istituti delle piccole isole, perché lo chiede sempre 2 volte, è sempre legata la stessa tipologia di servizio, è sempre poi legata ad una maggiorazione con le piccole isole. La lettera C ci ricorda che per ogni anno frazione superiore a 6 mesi, quello che dicevamo prima, di servizio prestato a qualsiasi titolo nella pubblica amministrazione o negli enti locali, viene valutata 1 punto. E poi invece andiamo a quello che abbiamo trattato per ultimo, quelle che sono la continuità. Per ogni anno l'intero servizio prestato al profilo senza soluzione di continuità per almeno un triennio, in aggiunta a tutti i punteggi di cui già abbiamo parlato, entro il quinquennio sono riconosciuti 8 punti,
oltre il quinquennio vengono riconosciuti 12 punti. Si raddoppia ovviamente se parliamo di piccole isole. Bene, quindi arrivato nell'istanza e passiamo alla seconda macro area, che è appunto costituita dalle esigenze di famiglia. Allora, in questo caso, il ricongiungimento a coniuge assimilato ai figli e ai genitori nel comune. Quindi io mi ho detto che mi trasferisco a Caserta, devo scegliere il comune dove risiede mia moglie o mio figlio per avere una maggiorazione di punteggio e quindi per avere questa precedenza. Sceglierò il mio comune e proseguirò. All'allegato numero 11, comune dove possono essere assistiti figli, coniugi o genitori in situazioni di necessità, perché questa è praticamente una situazione meritevole di tutela secondo le norme attuali, quindi non possono essere assistiti i figli con disabilità oppure i figli che sono in condizioni di tossicodipendenza o quant'altro, e anche qui quindi andrò a scrivere, a indicare la provincia e il comune. E poi dopo ci sono i punteggi aggiuntivi che riguardano la presenza dei figli, che a loro volta quindi sono distinti tra 0 e 6 anni, quindi se ho un numero di figli da 0 a 6 e un numero di figli invece che compresi da superiore ai 6 anni. Chiudiamo questo secondo macroare con le indicazioni del caso per procedere alla terza, che rappresenta i titoli generali, quindi per l'inclusione in graduatoria di merito di concorsi per l'esame, per l'accesso a profilo di appartenenza o a livello superiore. Ecco, qui ci dedichiamo giusto un minuto, cioè si tratta per esempio di concorsi, gli ultimi concorsi che abbiamo svolto nella mobilità professionale del personale, che era l'anno 2010, dove sono stati fatti i cosiddetti corsi concorsi, nei quali era possibile fare il concorso, partecipare alla procedura selettiva per l'area immediatamente superiore. Ecco, ovviamente quindi se io ero e sono un collaboratore scolastico che nell'anno 2010 ho partecipato a queste procedure selettive, sono risultato idoneo, ma non sono rientrato nel numero dei posti autorizzati per le immissioni in ruolo, le graduatorie sono decadute per quanto concerne un punto di vista delle immissioni in ruolo, fermo restando che però io ho avuto un'idoneità, diciamo così, a questo concorso, che posso spendere in questo caso. Ovviamente se invece ero tra i vincitori di concorso, io ho ottenuto il ruolo, è chiaro che questo punteggio aggiuntivo non lo posso richiedere. Abbiamo quindi poi la parte delle precedenze, quindi tutte le scuole, l'articolo 19 ci richiede le scuole che sono appunto richiedibili per gli articoli 44 e 45, parliamo del cosiddetto personale che è stato interessato da provvedimento di dimensionamento scolastico. Poi al rigo numero 20 troviamo che la scuola comune cui l'aspirante è stato trasferito negli ultimi 8 anni per chi era precedentemente soprannumerario, dichiarato soprannumerario. Il rigo numero 21, perché l'aspirante si fruisce di precedenze importanti che sono tutelate nei casi di non vedenti o per emodializzati. Continuiamo con il rigo numero 22, parliamo quindi della legge 104 articolo 21, quindi personale, l'aspirante nell'articolo 23 fruisce di precedenze previste per le cure di carattere continuativo, perché come avevamo detto anche in precedenza quando avevamo visto l'altra tabella, appunto si ha diritto ad essere curati nel luogo e nel centro più vicino rispetto alla residenza.
Il Rigo 24 invece, provincia per la quale l'aspirante usufruisce della precedenza dell'articolo 33,6, che come abbiamo visto nelle slide, parliamo dell'articolo 33,6, quindi perché questo è personale, perché i commi 5 e 7 invece afferiscono all'assistenza di un parente. Quindi quella immediatamente sotto, il Rigo 25, che riguarda i commi 5 e 7, appunto, è la precedenza prevista per i casi di assistenza ad un familiare. Poi il Rigo 26, province per la quale l'aspirante usufruisce della precedenza prevista per i coniugi conviventi del personale militare, che percepisce quindi un'indennità di pubblica sicurezza. 27, la precedenza prevista quindi dall'articolo 18 della 265 del contratto di mobilità, e infine il Rigo 28, la provincia per la quale l'aspirante usufruisce di precedenza perché prevista a seguito di riduzione delle aspettative sindacali retribuite. Chiusa quindi questa parentesi, questa magari delle precedenze, andiamo quindi nelle aree professionali. Come dicevo, qua si tratta di scegliere quindi le aree professionali richieste, ma riguardano il personale assistente tecnico. Al Rigo 31 chiede se eventualmente si indica l'eventuale possesso di un patentino per le caldaie a vapore, e il Rigo 31 si indica eventualmente il possesso della patente di guida D con relativa abilitazione professionale, cioè significa il cosiddetto K, credo che si chiami, cioè l'abilitazione a poter trasportare le persone all'interno del mezzo, perché noi tutti sappiamo che ci sono quindi delle scuole come gli istituti agrari, come i convitti, che sono forniti anche di minibus per trasportare i propri allievi o per gite, insomma, per uscite didattiche e quant'altro. E quindi è questo tipo di servizio, questo tipo di attività, nella stragrande maggioranza dei casi, appunto, è espletato dal personale interno, laddove è prevista la figura dell'assistente tecnico. Bene, abbiamo le preferenze, quindi sostanzialmente qua siamo quasi in chiusura di questo nostro, di questa nostra panoramica, perché andiamo ad esprimere quindi tutte le preferenze, le 15 preferenze massime che possiamo indicare, e su questo precisiamo che possiamo esprimerle in diversi modi. Possiamo esprimere la singola scuola, il singolo comune, il distretto, che è una porzione di territorio a cui si riferiscono diversi comuni, il distretto, e chiaramente poi abbiamo il codice della provincia. Quindi queste tipi di scelte sicuramente si basano anche dal tipo di trasferimento che una persona è chiamata a fare. Facciamo un esempio: se sono una persona che vuole trasferirsi dal nord, vuole venire al sud, dove notoriamente, diciamo, sono un po' più lenti i trasferimenti, è chiaro che se da Milano voglio andare a Salerno, dovrò non solo indicare le singole scuole, ma è consigliabile indicare anche comuni e distretti, e chiudere con il codice della provincia, per far sì di avere la disponibilità di più scuole per il trasferimento. Un codice quindi può essere espresso con il semplice codice della scuola, quindi questo significa che io ho una sola possibilità, se c'è posto in quella scuola, bene, altrimenti zero. Se lo esprimo sotto forma di comune, facciamo un esempio che nel comune X ci sono tre scuole, significa che io con quello stesso codice me la sto giocando su tre scuole, ok? Se inserisco il distretto, che è una fetta più ampia di territorio, che racchiude ad esempio 20 scuole, è chiaro che io me la sto sempre con lo stesso codice, sto esprimendo in contemporanea 20 scuole, quindi è, diciamo così,
15 codici, si esprimono 14 distretti, considerando città metropolitana, è chiaro che sto indicando tantissime scuole e la possibilità sarà sicuramente maggiore rispetto a un'operazione che al contrario vada ad esprimere delle singole scuole o dei singoli comuni. L'operazione di tipo tecnico, diciamo, da un punto di vista di distanza online è semplicissima e credo sia delle più facili. Aggiungi preferenze, abbiamo questo riquadro con lo suscritti distretti, questi sono i distretti della mia provincia, della provincia di Caserta, ma come dire, a fianco a ogni distretto c'è il segnetto più, dove clicchiamo e ci dà i comuni. Quindi questo significa che nel distretto numero 12 abbiamo 4 comuni, Caiazzo, Casalgiove, Caserta e San Marco Evangelista, ma a loro volta possiamo pigiare ancora sul più e troveremo i codici delle singole scuole. Per inserire la scuola basta semplicemente fleccare o la scuola o il comune, o meglio il distretto se vogliamo, e come vedete la preferenza, il sistema ci dice che la preferenza è stata aggiunta. Nel mio caso non la facciamo lunga, ma facciamo solo un esempio con queste tre indicazioni che abbiamo dato, scuola, comune e distretto, potrò in qualsiasi momento correggere l'ordine di preferenza con le freccette che vedete a destra e a sinistra, che possono far salire o scendere una preferenza, ma non è l'unica modalità. Nel rigo 32, che va anche questo qua soddisfatto, ci dà l'opportunità quindi di scegliere l'ordine di gradimento della scuola in relazione quindi alle preferenze. Posso dire, rispetto all'elenco che hai al rigo 31, io voglio prima il secondo grado, poi voglio il primo grado. Ok, e questo è un ordine che abbiamo dato. L'indicazione degli allegati non c'è cosa più semplice, perché siccome abbiamo detto che è un'operazione consigliabile farla per prima, se così fosse troviamo, semplicemente aprendo il menu attendino, troviamo già richiamato gli allegati che abbiamo inserito. Quindi come vedete, 22 marzo 2023, questo è l'allegato che abbiamo inserito poc'anzi quando abbiamo iniziato questo nostro confronto, ci clicco sopra e qui troveremo quindi tutte le indicazioni degli allegati che vanno a corredo della domanda. Alla fine, scendendo, dobbiamo semplicemente salvare, vabbè, io poi qua adesso avrò, sì, eccolo qua, dove possono essere inseriti, sì, qua io avevo saltato qualcosa, allora, si salva la domanda, eccolo qua, l'operazione eseguita correttamente, e qua adesso abbiamo domanda presentata. Domanda di trasferimento interprovinciale, che ripeto, dalla provincia di Reggio Emilia abbiamo simulato il trasferimento per la provincia di Caserta. Ci togliamo insomma lo sfizio di sapere innanzitutto di farci calcolare dal sistema quanti punti abbiamo, e il sistema ci dice che ho 214 punti base più 24 punti per il comune di ricongiungimento. Quindi significa che per il mio comune di ricongiungimento a moglie e figli avrò 238 punti. Per tutti gli altri comuni, che quindi non sono per il ricongiungimento, avrò solo i 214 punti. Dopo il calcolo, quindi, possiamo sempre, possibile, aggiornare la domanda, ok, con le varie opzioni, oppure più semplicemente scegliere di visualizzarla, inviarla, cancellarla o stamparla. Il consiglio quindi è quello di inviarla subito, onde evitare dimenticanze che potrebbero costarci caro. Inviamo la domanda. La domanda dice che prima di allegati, va bene, perché adesso abbiamo fatto diverse simulazioni, quindi diciamo così, ma non è questo il problema. Confermiamo lo stesso e ci dice che l'invio della domanda è stato eseguito. La domanda è stata inviata all'ufficio scolastico di competenza. Una volta fatto questo, andiamo indietro. Operazione importantissima che veramente voglio ricordare a tutti di
fare questa operazione, di andare all'interno dell'archivio 2023, di accertarsi che il trasferimento in provincia, la domanda di mobilità abbia il suo numeretto di protocollo, scaricarla sul desktop e conservarla, perché nel caso malaugurato di qualche intoppo di natura tecnologica, di natura sistemica, diciamo così, questo documento è l'unico documento ufficiale che abbiamo, soprattutto in riferimento al numero di protocollo che ci può aiutare per una qualsiasi problematica. Benissimo. Io avrei...